sappiamo di sognare. Per questo dobbiamo saperci svegliare e insieme dobbiamo imparare a sognare. La vita è un sogno, ma non sappiamo di sognare. La vita è un sogno, ma non sappiamo di sognare. La via, è la pizzica la via, ci sveglia e fa tornare la perduta armonia. Dai, vieni con noi a ballare, dai, vieni con noi. Dai, vieni con noi a ballare, dai, vieni con noi. Dai, vieni con noi a ballare, dai, vieni con noi. Dai, vieni con noi a ballare, dai, vieni con noi. La chitarra è una taranta che ti canta, che ti morde, ti rimorde col potere delle corde. La chitarra è una taranta che ti canta, che ti morde, ti rimorde col potere delle corde. La chitarra è una taranta che ti canta, la chitarra è una taranta che ti canta, che ti morde, ti rimorde col potere delle corde. Sappiamo di sognare, la vita è un sogno, ma non sappiamo di sognare. Per questo dobbiamo saperci svegliare e insieme dobbiamo imparare a sognare. La vita è un sogno, ma non sappiamo di sognare. La vita è un sogno, ma non sappiamo di sognare. La via, che la pizzica la via, ci sveglia e fa tornare la perduta armonia. Dai, vieni con noi a ballare, dai, vieni con noi. Dai, vieni con noi a ballare, dai, vieni con noi. Dai, vieni con noi a ballare, dai, vieni con noi. Dai, vieni con noi a ballare, dai, vieni con noi. La chitarra è una taranta che ti canta, che ti morde, ti rimorde col potere delle corde. La chitarra è una taranta che ti canta, che ti morde, ti rimorde col potere delle corde. La chitarra è una taranta che ti canta, la chitarra è una taranta che ti canta, che ti canta, che ti morde, ti rimorde col potere delle corde. La vita è un sogno, ma non sappiamo di sognare. La vita è un sogno, ma non sappiamo di sognare. La vita è un sogno, dobbiamo imparare a sognare. Buonasera, ben trovati. Buonasera. State per prima. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Come state? Io stavo ballando, ad esempio. già c'ho il ritornello, la vita è un sogno, quindi già è entrato nella testa. Tutto bene ragazzi, un bel Natale, un Natale tutto sommato normale, diciamo così. Quindi siamo ripartiti con un problema tecnico e quindi siamo partiti con la musica. Non si sentiva l'audio, non si sentiva niente. Buonasera a tutti quanti, ho visto che siete già tantissimi che vi siete collegati, quindi benvenuto Giuseppe Lo Iacono, presidente Danza che ti passa. La nostra buonasera. La nostra regia Stella Valzecchi, sempre onnipresente, Jazz Folk Radio Chaos Italy, e insieme a noi iniziamo a presentare piano piano un po' tutti. E io il primo che vorrei entrare
no? Prima Sabrina Sicara di Pizzicarte. Mi sembra giusto. Io farei entrare il nostro Pierpaolo De Giorgi. Anch'io però credo che si sia disconnesso. Oggi con questo tempaccio è dura, è veramente dura con i collegamenti. Non so da voi, in tutta Italia tra vento, neve, già internet non ci grazia, no? Normalmente. Te la sento bene, Sabrina. Mi senti bene, incrociavo le dita che fino alla fine mi riuscite a sentire e vedere. E ok, va bene, allora forse Pierpaolo si è disconnesso e allora facciamo entrare Andrea Rizzo, allora di arte, ne iniziamo con lui. Ciao Andrea. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Andrea, buonasera. Benvenuto, benvenuto. Grazie. E allora Andrea, che tempo c'è da te? Qui in casa si sta benissimo, il clima è confortevole. non hai l'effetto di burrasca dentro casa tu, no? Assolutamente. Pochi spifferi. Allora, intanto benvenuto non solo sulla nostra pagina, ma siamo anche sulle tue, su quella dei Tamburi di Sidore Baduli che stasera saranno con noi. E soprattutto ci sei tu, dici perché ci sei tu, perché sei qui stasera e che ruolo hai. Vai. Innanzitutto grazie a voi per l'invito. Questa sera siamo con lo staff al completo, ci sono i tamburellisti con la formazione ufficiale rispetto ad altre interviste in cui siamo andati in formazione ridotta anche a causa della difficoltà negli spostamenti dell'ultimo periodo. Stasera ci sono tutti, c'è il sottoscritto in duplice versione come manager innanzitutto, come portavoce di Arten, poi anche come collaborazione in un pezzo, però questo lo sveleremo magari più in là. E poi sono qui anche a nome del resto dello staff, cioè del publishing, Ixo Publishing, che ci segue e ci condivide da Verona, e dell'ufficio stampa Sara Valentino. Ok, quindi diciamo la parte tecnica, però noi, tu devi sapere che siamo innamorati pazzi di Pierpaolo De Giorgi, noi non ci possiamo fare niente, lui per noi è un mito, quindi io se lui c'è lo inviterei a entrare. Stella, ce l'abbiamo Pierpaolo? Buonasera professore, buonasera maestro questa sera. Buonasera Pierpaolo. C'è? Ci siamo? La magia di della diretta è questa, il bello della diretta. Hai capito, Ste? Finché deve parlare, deve spiegare, deve dire, deve leggere, argomentare, problemi tecnici non ne ha avuto mai. Mo stasera che dobbiamo presentare l'artista, il cantante, tutti i lavori che fa, non c'è connessione, ma a te ti sembra normale questa cosa? Finalmente. c'è. Finalmente, mi sentite? Bene. Io non ti sento più. Come no? Ci senti Pierpaolo? Preoccupatissimo. Ma tutto ok? Non vi sento più. Allora noi sì, adesso. Noi sì. Però dovresti uscire e rientrare. C'è qualche problema di connessione. Vai Andrea. Stiamo facendo le prove tecniche per il live. Bravissimo. Come tutti i live che si rispettano, il frontman arriva per ultimo. Quindi direi di presentare tutto il resto della formazione. Allora facciamo al contrario. Facciamo entrare tutta la troupe, la band dei tamburellisti di Dore Baduli. Vai Stella. Gioele Donato Nuzzo, Tana. Ciao a tutti. Beccati. Ciao. Michele Wild. Ciao. Salve a tutti, buona serata, ciao. E colui che ha fatto il mio primo tamburello, meraviglioso, Rocco Luca. Ciao Rocco. Lo sto sentendo. Sì, sentiamo. Devi mutare.
Devi cliccare sul microfono, Rocco, che ti sei mutato. Vai, vediamo. Ce la possiamo fare, io lo so, sono fiduciosa. Eccolo. No. Eccolo, ciao Rocco. Ecco qua. Oh, c'ho i sottotitoli, casomai hai perso la voce. Ciao Giuseppe, Sabrina, Rocco, Stella. Ciao Rocco. Ciao. Maestro Rocco Luca fa moltissimo per i suoi tamburelli, ma anche per le sue barzellette, i suoi sketch. Ricordiamolo che ogni tanto mi accompagna. Quindi, Donato. Mi accompagna. Esatto. Andrea, esatto. Ma per me condurre questa barca, questa bella nave. In realtà in com'è? Questo momento a distanza è tutto più semplice. Però scherzi a parte, battute a parte. Non conduco nulla, è semplicemente una barca che naviga da oltre 20 anni, quindi sono soltanto onorato e orgoglioso di poter a volte aiutarvi a decidere la migliore rotta. Io intanto stavo cercando di riconnettermi con Pierpaolo, però Sabrina, a te. Ma guarda, stasera io farei parlare più Giuseppe, perché Giuseppe è quello che si fa da anni tutte le feste di tutte le piazze di tutti i paesi d'Italia. Chiaramente è quello che conosce. È vero. No, è vero Rocco, a tutte parti dai Giuseppe, non c'è nulla. Ogni tanto è vero perché quest'anno vai Rocco. Quest'anno nei pochi che c'erano nella festa di San Rocco c'era lui, è vero? No, quest'anno è stato l'unico anno in cui non ci sono stato, pensa. No, veramente? Quest'anno ho avuto due traumi per colpa del Covid, due traumi, la festa della Madonna delle Galline e San Rocco. Cioè, per me quest'anno proprio un'annata a lutto, non essere stato presente a San Rocco, guarda, è stata una tragedia per me a livello emotivo, che non me la sono mai persa. Guarda, io ero convinto che ti ho visto, veramente sto dicendo. E c'ero con lo spirito, ero in spirito, quello no, sì. Veramente, no, e allora non vorrei che mi confondo con un'altra persona, quindi a volte vedo te e magari è un'altra e poi quell'altro è su tu, quindi non vorrei... Va bene, dai, non c'è. Lo pensi intensamente e quindi giustamente vedi. No, veramente, ero convinto che l'ho visto. Vabbè. Ok, vabbè, allora dai. Io inizierei ad accennare un po', no, quello che è questo lavoro stupendo che hanno fatto questa band, che si è totalmente, diciamo, rinnovata nella feste, ma sempre con il loro animo così particolare, visto che ci sono, no, queste cose così belle e diverse, no? Ci sono anche dei componenti nuovi, quindi c'è Michele Wild, che è il nuovo intro di quest'anno, quindi comunque c'è una verve, no? Una spinta giovanile data da lui, ma da Gioele che trascina Donato in tutte le sue belle novità, no? Quindi diciamo che è una chicca quest'anno, questo album. Sicuramente da ascoltare, capire, ma soprattutto ci sono delle tracce bellissime da ballare. Quindi preparatevi voi che state a casa, fate spazio nel salone e scatenatevi, perché la musica è veramente particolare. Hanno fatto un lavoro molto meticoloso quest'anno. Mi dispiace che non c'è ancora Pierpaolo, quindi io vorrei dare un attimo parola ad Andrea, che magari ci introduce un attimo questo disco, come si chiama, dove lo troviamo, e poi partiamo. Okay. Allora, il nuovo disco si chiama La Via dell'Armonia, pizzica d'autore. Ed è
rintracciabile praticamente dappertutto, nel senso che abbiamo una distribuzione capillare garantita a livello digitale da Artist First, che è il nostro distributore appunto, e inoltre su salentolibri.it abbiamo un nostro sito e-commerce per acquistarlo comodamente da casa, e poi fisicamente, come una volta si faceva, si può trovare presso tantissimi punti vendita, librerie, negozi di dischi dislocati su tutto il territorio salentino. Soltanto a Lecce ci sono 8 punti vendita, e poi in tutte le principali città e nei paesi più importanti troverete la vostra copia. Poi, vabbè, di solito si prende durante i live, nei concerti, però per adesso ci sarà un secondo da attendere. Ovvio che ci aspettiamo che il live... Dobbiamo aspettare un po'. Assolutamente. Anche se noi Pierpaolo c'è, ma è mutato. Pose. Adesso? Sì, ti sentiamo. C'è un grande vento, è possibile che sia la connessione che è andata via perché c'è molto vento. In dubbio. Benvenuta Pierpaolo. Eccoci, cari amici. Ho sentito quello che ha detto Andrea. Sì, ormai siamo tutti, come dire, entusiasti per questo nuovo lavoro che si sta ormai già diffondendo parecchio. Siamo felici, abbiamo avuto già dei riscontri positivi, ci sono delle persone che hanno detto che è molto bello. E io sono particolarmente contento perché questa volta il disco è stato partecipato un po' da tutti con un entusiasmo mai visto. I ragazzi si sono dedicati meravigliosamente. Quando parlo dei ragazzi voglio dire sia Gioele sia Michele, Gioele Nuzzo e Michele Wild, che hanno profuso non solo, come dire, una certa tecnica, ma proprio il loro entusiasmo. Li ho visti talmente, come dire, dediti al disco che forse non sono andati nemmeno a dormire quando dovevano andare a dormire, vero Gioele? È così. Il disco è bello perché abbiamo messo insieme la poesia, sicuramente la poesia, quindi è pizzica d'autore, la tecnica, quindi la tecnica rivoluzionaria, addirittura quella digitale di tutti quanti, il management, quello di Andrea, la musica di Donato Nuzzo, perché lui è un arrangiatore, ecco, io sono un ideatore, un cantante, ma lui è proprio quello, il musicista vero, quello che assembla, diciamo, tutti quanti i discorsi, e gli arrangiatori sono molto importanti nei dischi, molto importanti. E abbiamo avuto questo entusiasmo di tutti. Rocco poi ha messo il suo tamburello come al solito con grande amore e con grande dedizione. Vedo Rocco si intravede con tutti i tamburelli che ha fatto dietro alle spalle, questa perspettiva non l'avevo mai vista. Sì, purtroppo è l'unico posto che sto più tranquillo, perché sopra a casa c'è troppo rumore, quindi mi sono messo qua abbordato nel mio laboratorio. Io vi devo interrompere. Dimmi. Esatto. Vi devo interrompere perché dobbiamo tradurre queste parole in musica, e quindi io proporrei a Sela di iniziare a mandare qualche brano, così chi ci sta ascoltando potrà appunto farsi un'opinione e capire un po' il lavoro che c'è, soprattutto sugli arrangiamenti, io oserei dire, perché me lo sono ascoltato tutto e mi sono già innamorata di tutti gli arrangiamenti che avete fatto, quindi condividiamoli con gli altri, Stella, e chiaramente siccome è appena uscito, non ci sono, esatto, un secondo, non ci sono, diciamo, i video, quindi ci sarà soltanto l'immagine di copertina, quindi non ci sono ancora tutti i video pronti, e diciamo che noi stiamo un po' anticipando i tempi, così se qualcuno ancora non ha fatto il regalo a qualcun altro, sappiate che per Capodanno ci si può sempre regalare un bel CD musicale dei tamburellisti di Tore Paduli. Vai Stella, perdonami, così finivo il concetto. No, perdonami, tu volevo ricordare proprio il titolo di apertura del primo brano che abbiamo ascoltato, che è La vita è un sogno. Naturalmente
qui c'è qualcosa di top secret, io non voglio svelare nulla, però è una bellissima sorpresa. Nel titolo si può dire nel titolo che c'è una citazione di Shakespeare, no? La vita è un sogno, di Calderon della Barca, cioè di quegli autori che dicono attenzione, perché noi mentre viviamo c'è qualche cosa di particolare, noi stiamo vivendo un sogno, però è un sogno che possiamo guidare e quindi bisogna saper sognare. Bene, e noi ci ascoltiamo il secondo brano che abbiamo in scaletta, che si intitola Pizzica Erotica, e noi ce lo sentiamo insieme. Lo tamburetto mio, lo vizio tene, tutte le carosette, face ballare. Oh mamma come balla la taranta la pezzeca, oh mamma come balla la taranta la pezzeca, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore. Le pighe mre quechi, fimme le bello scechi, cate moscia d'un leggico, da una cosa non lo dico, cate moscia d'un leggico, da una cosa non lo dico. Santo Paolo mio delle tarante, e Santo Paolo mio delle tarante, pizzichi le caruse a mezzo lanche, a mezzo lanche, a mezzo lanche, pizzichi le caruse a mezzo lanche. Oh mamma come balla la taranta la pezzeca, oh mamma come balla la taranta la pezzeca, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore. E na come balla figlia ma, e na come balla figlia ma, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore. Fasule, luci e nocelle, le zitelle son più belle, ca t'embriacano davvero, su più dolci de lumiere. Catembriacano davvero, su più dolci de lumiere. E Santo Paolo mio degli scarpioni, e Santo Paolo mio degli scarpioni, pizzichi di garuse agli garzoni, agli garzoni, agli garzoni, pizzichi di garuse agli garzoni. Oh mamma come balla la taranta la pezzeca, oh mamma come balla la taranta la pezzeca, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore. E na e na e na, come balla figlia ma, e na e na, come balla figlia ma, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore, la pizzica al cuore, mamma mia che dolore. Appunta pezze caula, tarantella, appunta pezze caula, tarantella, su palo giro giro, da su palo giro giro, su palo giro giro, della gonnella, della gonnella, della gonnella, su palo giro giro, della gonnella. Wow! Beh, che dire, spero che tutti quanti stessero ballando a casa perché il ritmo era bello coinvolgente, poi stavo leggendo anche qualche messaggio. Pierpaolo, hanno detto che sei un incantatore, tra parole, sei un incantatore, tra pizziche e parole, così scrivono. Grazie, grazie, vuol dire che ho fatto bene il mio mestiere, ma io credo che sia proprio la pizzica che riesce a incantare, no? La pizzica ha qualche segreto in più, qualche cosina di particolare, sia per il suo ritmo, per il suo tempo, il suo incalzare,
E poi ovviamente se è fatta bene come la fanno i tamburellisti di Torre Paduli riesce a incantare ancora di più. Noi abbiamo aggiunto la poesia, questo sì, è un quadro filosofico, cioè l'armonia come restituzione di quello che abbiamo perduto a causa del modo di vivere contemporaneo. La via dell'armonia attraverso anche la pizzica dei tamburellisti di Torre Paduli può diventare nuovamente una meditazione, tutti quanti possiamo ritornare alla natura bella, alla natura vera, autentica. Ecco, insomma, c'è un po' di tutto nel disco. Io direi pure che è un po' anche una vostra caratteristica in tal senso, perché io che vi seguo insomma da qualche annetto, avete sempre avuto un occhio di riguardo a lanciare anche dei messaggi nei vostri vari lavori che si sono susseguiti, quindi c'è sempre stato un occhio alla poesia o ai problemi quotidiani, quindi anche se avete come dire innovato con la presenza di Michele Gualdi che conosco oggi per la prima volta, però Gioele nonostante la giovane età è già bello navigato all'interno dei tamburellisti apportando strumenti nuovi come il didgeridoo o altri strumenti che ha studiato lui direttamente, però avete sempre avuto un occhio a questo modo di raccontare il mondo della pizzica collegato con tutto il resto, proprio perché pizzica d'autore. Sì, fin dal primo momento è stata fantastica pizzica, no? Nel senso che bisognava imparare gli stilemi, conoscere tutte quante le strutture, vedere come è fatto il ritmo, vedere la frase musicale e tutto questo, impadronirsene e dopo fare l'artista, non il ripropositore, no? Perché il ripropositore tel quel ci sono già gli anziani nostri che sono meravigliosi. Allora noi se dobbiamo fare dei lavori su disco dobbiamo fare dei lavori artistici, poi quando io invece faccio i miei lavori di studio faccio lo studioso, quindi c'è una separazione netta, qui noi facciamo gli artisti, speriamo di farli bene, ecco. Beh sì assolutamente, diciamo che col primo brano La vita, non so se ti sei anche autocitato, cioè la taranta è una chitarra che ti morde e ti rimorde col potere delle corde, e già... Lì non mi sono autocitato, Marius Schneider aveva già scoperto che in Spagna la taranta viene considerata un ragno. Ecco, i fili della ragnatela sono le corde della chitarra in Spagna. E poi anche il grande poeta García Lorca ci aveva fatto una bella poesia dove appunto considera la taranta come un ragno, perché il tarantismo c'è anche in Spagna. Quindi noi siamo seduti su una cultura eccezionale, vastissima, che in qualche modo abbraccia tutto quanto il Mediterraneo, e poi ci sono delle piccole citazioni, chi le vuole scoprire se le gode. Adesso io allora... sto dicendo, ogni verso ha un piccolo riferimento di questo tipo. E vista la vastità io chiederei a Stella di andare con il prossimo. Allora, c'è un video bellissimo, intanto stanno arrivando tantissimi messaggi, stanno arrivando, quindi tra i saluti e gli apprezzamenti per il CD, io naturalmente l'ho ascoltato per il momento su Apple Music, non volevo fare pubblicità, però vabbè, li potete trovare ovunque, su Spotify, su Apple Music, queste cose vanno dette perché ormai è la new generation e questo è. Allora, c'è un video bellissimo che dobbiamo assolutamente vedere insieme, non vi svelo adesso il titolo, non vi svelo nulla, ve lo lascio godere. Muovendo i fianchi al ritmo dell'amore. Balla, 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 mia Afrodite, svegliami, dea dell'amore. Balla, 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 mia Afrodite, balla e svegliami la vita. Balla, 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 mia Afrodite, svegliami, dea dell'amore. Balla, 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 mia Afrodite, balla e svegliami la vita. Sei tu signora splendida, la cura che non trovo più, sei l'armonia che ho perso e che ballando mi ridai. Sei tu signora splendida,
l'oppure che non trovo più, sei l'armonia che ho perso e che ballando mi ridare. Balla, 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 mia Afrodite, svegliami, dea dell'amore. Balla, 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 mia Afrodite, balla e svegliami la vita. Balla, 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 mia Afrodite, svegliami, dea dell'amore. Balla, 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 mia Afrodite, balla e svegliami la vita. Sei tu signora splendida, la cura che non trovo più, sei l'armonia che ho perso e che ballando mi ridai. Sei tu signora splendida, la cura che non trovo più, sei l'armonia che ho perso e che ballando mi ridai. Sei tu signora splendida, la cura che non provo più, sei l'armonia che ho perso e che ballando mi ridare. Sei tu signora splendida, la cura che non provo più, sei l'armonia che ho perso e che ballando mi ridare. No, il messaggio finale è bellissimo. Bravi? Sì. Ora, no, mi devi dire tu, Pierpaolo, che sei un grande tradizionalista sotto certi punti di vista, perché io mi immagino quando ti hanno proposto questi arrangiamenti così tecno, li ho definiti ad Andrea, come hai reagito? Secondo me male, conoscendoti, poi invece ti è piaciuto, di la verità. No, di guarda, la verità. Io ho un'immagine un po' sbagliata, io sono uno che è cresciuto con la musica elettronica dei Tangerine Dream, di Klaus Schulze, degli Amon Dool, oppure dei Pink Floyd, scusa, oppure con i grandi jazzisti come Sam Rivers. Io avevo a Perugia un bel club, cioè. Poi dopo io mi sono messo a fare la musica tradizionale perché è un grande valore, ma non è che io sono uno che è nato, diciamo, nella musica tradizionale. Io mi sono trasferito alla musica tradizionale quando ho visto questa straordinaria insieme di valori che aveva la pizzica e la musica tradizionale. E il valore principale era quello dell'armonia. E stavolta con questo disco siamo riusciti a dirlo per intero, la via dell'armonia. C'è il pezzo che abbiamo fatto con Nando Popu, per esempio, che è proprio, diciamo, estremamente, come dire, fuocato, no? Cioè proprio è proprio instradato, e dice che tu puoi guarire se vuoi, puoi guarire se ritrovi l'armonia dentro di te. È una via spirituale, credetemi. Forse non l'abbiamo detto in passato per non sembrare degli sciamani, dei guaritori, cosa che a me non è mai interessata, però c'è una via spirituale e se tu la segui trovi molto dentro di te. Ed è appunto la ricongiunzione degli opposti, il vivere l'armonia con la natura, l'armonia con la musica, l'armonia col ritmo, il ritmo del tamburello, della pizzica, è straordinario in questo. Io vorrei sentire proprio su questo fatto sia Gioele che Michele, quindi quello che riguarda il tamburello, l'armonia e questi nuovi arrangiamenti che sono stati inseriti. Sentire anche un po' loro sul lavoro di questo CD. Michele, vai tu per primo? Gio, faccio io? Va benissimo. Come è anche la tagline del disco, l'innovazione e la tradizione si uniscono in questo disco, ed è stato anche questo l'obiettivo
sia degli arrangiamenti che di tutto il lavoro, diciamo, di produzione del disco. E speriamo, insomma, di aver ottenuto un risultato che non solo venga incontro a queste necessità, ma anche al gusto degli ascoltatori in generale. E, niente, il tamburello è uno strumento che, per quanto tradizionale, non ha mai smesso di parlare alle persone, non ha mai smesso di dire qualcosa. Quindi il fatto che adesso è così, per estensione, ovviamente, anche la pizzica e i tamburellisti di Torre Paduli in ultima analisi. Quindi il fatto che adesso abbia scelto un linguaggio, secondo me, più vicino forse ad altri linguaggi che sono cresciuti nel tempo, sicuramente più moderni, più giovani rispetto alla pizzica, anche anagraficamente parlando, non lo vediamo quanto, almeno io non lo vedo tanto un lato negativo, quanto piuttosto una scelta di un nuovo vocabolario. Poi è un parere comune, insomma. Leo, da farti una domanda. Quando ti sei presentato col digeridù la prima volta dai tamburellisti, che ti hanno detto? No, la primissima volta non era ben accetto. Poi dopo, quando è stato messo sul cavalletto, è stato proprio come, più che altro, un'antenna del tamburello che ampliava la funzione del tamburello. È stato anche accettato meglio da me, perché alla fine tenere un digeridù e non saperne che fare, no, non aveva neanche senso. Invece essere un amplificatore sia di emozioni che proprio del pubblico è molto 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 più bello. È vero, poi si sente in diverse tracce la potenza di questo strumento. Vabbè, poi vederlo dal vivo suonato da lui è spettacolare. Ce lo fa vedere, Gioele, il digeridù, per favore? C'era lì, io lo so che c'era lì. Sabrina, tu l'avete mai suonato? Tu, Sabrina, Giuseppe, l'avete mai suonato? Donato. Io sì. Dimmi. Io che suono io? Ma che stai scherzando? No, io mi sono solo scatenata alla crociera della pittica con Gioele, che ha portato il didgeridoo, e non ti dico che cosa ha combinato con quel didgeridoo, che è stato forse uno dei primi anni che lo avevi, no, Gioele? In crociera forse è stato il primo anno ufficiale che l'hai portato in giro. E io non vi dico quella crociera. Esatto, non vi dico. Esatto, quindi no, io non vi dico, perché poi no, c'è la fortuna, Gioele, di avere un papà percussionista che lo spingi, secondo me, in qualche modo, no, a fare tutta questa parte innovativa. Quindi loro due sono un esempio bellissimo di padre e figlio che si tramandano e scambiano allo stesso tempo tutta una serie di cose, no? Quindi è molto bella la loro immagine insieme. Io sono molto affascinata dal loro duo da sempre. Però vi dico che Gioele con quel di Gigudù, avete presente, non so, io sono nella fase dei cartoni animati con i bambini, però avete presente la bestia quando c'è Gaston che passa, ci sono le ragazze che si buttano a terra così, e così quando Gioele suona il digeridoo, hai capito? Dicono, invece di dire Gaston, Gaston, dicono Gioele, Gioele, e tutti si buttano a terra, perché oltre ad essere un bel ragazzo, ha anche, diciamo, quella bravura talentuosa, che è la cosa principale, di saper suonare diversi strumenti. E mi taccio, Gioele, vai. Beh, significa che faccio bene il mio lavoro quando sono lì ad operare, ad essere preso. Io non bene. Mi sento più. Esatto, esatto. Scusate, io volevo fare una domanda, ma di pizzica erotica, le voci di chi sono? Di Wild e di Donato. Mia e di Wild e di Pierpaolo. Ok, bello. Ah, beh, quindi abbiamo questa cosa di queste belle voci in questo lavoro. Quindi abbiamo queste intro anche a livello di voce diverse. Invece, no? Nel video che abbiamo visto, che è meraviglioso anche quel brano, sempre mia. E vabbè, allora vuol dire una bella voce. Ricordiamo il titolo del brano che abbiamo messo nel video. Andate sotto! Aspetta che lo inquadro bene, Rocco.
No, Rocco mi ha fatto morire. Nel momento in cui sono, nel momento in cui sono dice Andrea. Nel momento in cui sono cominciati i complimenti estetici a Gioele, Rocco non ha sentito più niente. Esatto. Sentilo. Comunque si chiama Balla Afrodite, il brano che avete appena ascoltato. È bellissimo il titolo di Balla Afrodite, è veramente veramente bello. Chi vi ha aiutato quindi nella clip, nel videoclip? No, il videoclip è... No, mi viene teaser, chi vi ha aiutato? Gioele, no? Sì, le immagini sono... Gioele... Allora, ognuno dei tamburellisti, oltre ad essere un polistrumentista, è anche un artista abbastanza duttile. E nel caso di Gioele, per esempio, si è occupato anche del montaggio di alcuni clip video. Lo shooting fotografico e video era mio. Però con la massima sensibilità che lo contraddistingue, è riuscito a montarlo in una maniera strepitosa. Bene. Io spero che intanto Rocco ci senta di nuovo. Allora, che importante! Sì, no, sì. Intanto Rocco... Diceva bene che Pierpaolo, quelle immagini sono andate anche in Rai. Io l'ho... Per portare l'equilibrio... Rai 3. Su Rai 3. Cioè. Diciamo che alcune di quelle immagini sono state utilizzate da Rai 3 per fare un servizio dedicato interamente speciale ai tamburellisti, andato in onda il 24 dicembre per ben due volte, che è stato un bellissimo servizio. È stato un regalo veramente straordinario quello del 24 di dicembre, no? Proprio in un momento in cui c'era bisogno di dire qualcosa di positivo alla gente. Usare la via dell'armonia, veramente una cosa unica, che non, non succederà mai più, chi lo sa. In un momento di rinascita dei tamburellisti, vero Pierpaolo? Sì. No, di tutti, non solo dei tamburellisti, un momento di rinascita di tutti, vista la situazione in cui ora ci troviamo, io... l'armonia è fortemente necessaria a tutti. Pierpaolo, mi dispiace, ma stasera non sei tu il protagonista, perché i messaggi che arrivano sono: perdonami, ma dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, e quindi ti leggo alcuni messaggi, Gioele, che sono per te, tipo Elena Girola che dice: Gioele Nuzzo, potenza della natura pura. L'abbiamo pagata. Natale Puglia che dice: grandi gli amici da tutti, bravo. Poi c'è Fulvia Pirondi che secondo me hai pagato di più, perché dice: Gioele ti porta in trance quando suona, potenza tribale, vibrazione dell'anima, ti perdi e ti riconnetti, cioè proprio i tecnologici attuali portati alla pizzica, cioè ragazzi siete una potenza. Quindi no, Pierpaolo, stasera mi dispiace per te. Io invece sono contento, perché in questo modo vuol dire che non è soltanto una mia idea o una mia produzione, ma un lavoro collettivo. E poi tutti quanti i tamburellisti, come ho sempre detto, sono tutti quanti dei grandi professionisti, e questo è il bello, è per questo che stanno insieme a me. Grazie. Ridiamo un po', dai, ridiamo. Lo sapevo che me l'avresti fatto. Lo sapevo. E poi adesso che me c'è anche Andrea, straordinario. Andrea ci supera tutti, straordinario. Vai Andrea, ci sgrida tutti. E allora Stella, mandiamo un altro brano, così facciamo ascoltare un'altra parte di questo bellissimo lavoro che tutti insieme chiaramente hanno fatto. Io direi di mandare proprio l'album, il brano che dà il titolo all'album. Sei d'accordo? Vai. Sì. Siamo noi, Salento! Nando Bobo, su Sun System, e gli tamburelli andai nella valle della memoria, frugai tra le pagine della storia. Non c'era armonia nelle città, la fisica solo aveva verità. Hey!
dell'armonia, dell'armonia, questa è la via che tornerà, dell'armonia, dell'armonia, questa è la via che tornerà, questa è la via che tornerà, questa è la via che tornerà, è la via che ti guarirà, questa via ti guarisce già. Ecco il ritmo del tamburo, l'armonia delle dita, batte come un cuore puro, mette insieme morte e vita. Mostra la via del futuro, ogni cosa tiene unita, scioglie il piccolo più duro, salva l'anima ferita. È una forza primordiale, ogni corpo fa ballare, medicina universale che ti può ancora curare. È una musica ancestrale, ogni fibra fa vibrare, come marcia trionfale ti sa sempre consolare. Andai nella valle della memoria, frugai tra le pagine della storia. Non c'è l'armonia nelle città, la fisica solo te fa verità. Dell'armonia, dell'armonia, questa è la via che tornerà. Dell'armonia, dell'armonia, questa è la via che tornerà. Già, questa è la via che tornerà, questa è la via che torna già, è la via che ti guarirà, questa via ti guarisce già. Ecco il ritmo del tamburo, l'armonia delle dita, batte come un cuore puro, mette insieme molte vita. Mostra la via del futuro, ogni cosa tiene unita, scioglie il vincolo più duro, salva l'anima ferita. È una forza primordiale, ogni corpo fa ballare, medicina universale che ti può ancora curare. È una musica ancestrale, ogni fibra fa vibrare, come marcia trionfale ti sa sempre consolare. Dell'armonia, dell'armonia, questa è la via che tornerà. Dell'armonia, dell'armonia, questa è la via che torna già. Dell'armonia, dell'armonia, questa è la via che tornerà. Dell'armonia, dell'armonia, questa è la via che torna già. Questa è la via che tornerà. Questa è la via che torna già. È la via che ti guarirà. Questa via ti guarisce già. C'è qualcuno che sta chattando e ha detto che sono bellissime canzoni. Irene, Irene. Ma guarda. È vero, ci sono delle canzoni che sono veramente belle. Sono soddisfatto, siamo soddisfatti tutti quanti. E siamo. Poi c'è questo Nando Popu, non so se l'avete detto prima, ma c'è Nando Popu che ha una bellissima voce, una capacità di interpretazione notevolissima, di assoluto livello nazionale. Se ci ascolta lo saluto, non lo so se è riuscito a sintonizzarsi. Ciao Nando, grande. Sì, anche il gruppo, ciao, ricordiamo Nando. Di questa parte che... Ditelo voi su... Lo dico io, sul Sound System, ragazzi, grandi. Storia, anche tu, da una storia di sicuramente un valore aggiunto a questo bellissimo lavoro, ma che comunque, voglio dire, secondo me camminerebbe lo stesso, insomma, perché è veramente particolare. Io, ripeto, per me la cosa che mi colpisce veramente tanto sono gli arrangiamenti e il tipo di musica, questo eclettismo di stili all'interno di questo album. Veramente complimenti, una scelta qualcuno oserebbe dire azzardata, ma secondo me è invece coraggiosa, che è un'altra cosa. Beh, a questo punto, che dici, Andrea? No? Cioè, ne hanno fatti tanti dischi di pizzica, quindi a questo punto si poteva fare una cosa del genere, no?
Ecco, noi negli altri dischi abbiamo all'inizio rispettato la tradizione molto di più, ma adesso fare un disco nuovo significava anche metterci una puntina di brio, una puntina di innovazione, realizzando quella cosa lì che molti la dicono ma pochi la fanno, di innovazione e tradizione insieme. Andrea, aiutami invece a parlare, dopo queste bellissime parole di Pierpaolo, che io condivido pienamente, della copertina del CD, che è veramente, veramente un capolavoro. Sì, la copertina del CD è un capolavoro, opera di un grandissimo artista che si chiama Domenico Giovane, che cogliamo l'occasione per risalutare. È un artista pugliese che però insegna in Toscana. Ovviamente fa parte di un lavoro organico, perché come già dal disco è partita quest'idea, non vi possiamo svelare molto, però ha a che fare con lo spettacolo, la sceneggiatura, la nuova immagine dei Tamburellisti Torre Paduli, e varie figure, vari artisti hanno prestato la loro penna o la loro arte. Di alcuni non possiamo ancora parlarvi, ma saprete a brevissimo di cosa stiamo parlando. In questo caso un grande Domenico Giovane ha creato questa copertina che ha a che fare con la cultura animista, col panismo, con tutto ciò che De Giorgi racconta nei suoi libri, ma con qualcosa, con un aggancio appunto all'innovazione che in realtà troverete in questo disco. Dentro c'è anche una sorpresa, perché c'è la stessa versione in versione psychedelic pizzica. No, è un'opera veramente molto bella, in linea con tutto ciò che stiamo creando, ma comunque sorprendente. Quando l'abbiamo vista e studiata poi insieme nei dettagli, è stata una soddisfazione per tutti. Per me che la vedevo inizialmente, ma poi per i ragazzi credo sia stata davvero sorprendente, ripeto, credo siano stati tutti felici. Io sono felicissima, perché di queste copertine ne vedo veramente poche, questa è veramente un'opera d'arte, ve l'ho detto. Vai Sabri. No, volevo sentire un po' il nostro Donato, cosa ne pensa, come si sta trovando, se gli piace questa diciamo serata così su Pizzicarte Meg. Non mi stai dicendo niente Donato, e tu non sei uno di poche parole. No, mi piace, anzi sono un po' spaventato, perché quando facevo ascoltare a Pierpaolo i primi arrangiamenti ci guardavamo e dicevo: beh, Pierpaolo, ma che cosa ne pensano, cosa ne uscirà fuori? Quindi questa paura che avevamo prima si è trasformata in contentezza, in allegria, perché giustamente non potevamo fare sempre gli stessi giri, sempre gli stessi accordi, sempre le stesse cose. Come dicevi tu Sabrina, abbiamo avuto coraggio. Poi alla fine ho detto: Pierpaolo, dà la colpa a me, se sbaglio sbaglio tutto, però alla fine Verdi, ricordi Pierpaolo, ricordi Pierpaolo, di che ho sbagliato io, alla fine lascia perdere, però sto contento. Hai sbagliato, infatti hai sbagliato. Donato l'ha detto, infatti gli arrangiamenti sono di Donato, l'ha detto subito, ha messo le mani avanti Pierpaolo. Ti ho fatto già un monumento. Ecco Patrizia Galignano, la nostra carissima amica, dice: bellissimo proprio perché è una cosa diversa. Grazie Patrizia. Giuseppe, voglio puntualizzare, arrangiamenti, diciamo, l'idea può essere mia e di tutti contemporaneamente. Perché quando si prendeva la decisione finale dovevamo essere tutti d'accordo su quello che stavamo facendo. Quindi non certo. È proprio un arrangimento, quindi allora, un po' di tutti. La potenza di un gruppo affiatato. Posso fare un paragone d'azzardo? Siccome io in questi giorni mi sto drogando di Queen per avere un po' di ricarica diversa dalla musica, dicevo, questa versione nei ragionamenti come Queen, d'accordo, arrangiamenti non ne fate, giusto? È giusto. C'è anche con Rocco, ti ricordi Rocco, no? Prendevo gli arrangiamenti, prendevo gli arrangiamenti e davo a Rocco, cosa te ne pare, ti ricordi Rocco?
Ci senti? Non ci senti? Rocco, ma tu ti sei fatto un bunker, diccelo. Ti sei fatto un bunker? Stai mutato, togli il muto. Rocco! È possibile che Rocco abbia mutato il microfono. Controlla. Aspetta. Rocco, controlla il microfono. Però dal labiale sta dicendo cose molto interessanti. Ah, sì. Sì, sì, è vero, testimonio. Okay. E tu, Michele, che sei entrato finché il robot si muta, Michele, tu che sei entrato in questa squadra, in questo squadrone di pazzi, perché io voi dietro le quinte un po' li conosco e ti diverti da morire, tempo, più che altro, è già un no? po' di tempo che però con noi, Michele. Ah, arrivato. Come ti stai trovando con questa sì. squadra? Guarda, io ho la voce va via, quindi... Sono 3 anni, questo è il terzo. Io ho la voce che va via, però... quindi non sto capendo niente di quello che dite, però immagino tutto di quello che state dicendo, quindi sto immaginando di cosa state parlando, anche se non sto sentendo niente. Quindi io un nuovo mito, mi sono perso molto, molto del vostro discorso. Imagine all the people. E poi l'intervista immaginata. Sì, no, Donato, questa cosa con Rocco mi dovete fare una dei vostri scherzi. Prego, rendetemi felice. Mi dovete fare una cosa, ti prego, perché è troppo simpatico. Vabbè. Però, Rocco, mi senti? Scusami, Michele. È la connessione, però. Niente, non ce la facciamo. Sì, è la connessione. Niente. Rocco! Rocco, ti vogliamo bene, questo te lo volevo dire. No, non ce la facciamo. Ecco, dai. Adesso sento. Dimmi. Rocco, Rocco. Ah, ti voglio dire, mi hai sentito? Ci senti, Rocco? Rocco, potrai ascoltare la trasmissione in podcast su tutte le nostre pagine ufficiali. E ci potrai rispondere dopo, volendo. Io però... Play, no? Siete cattivi, play. Allora! Dopo Rai Play c'è pizzicarte play. Si può sentire anche col cuore, dice Patrizia Galignani. Ok, faremo anche pizzicarte replay. Dobbiamo fare pizzicarte play. Faremo un pizzicarte replay. Vai, Sabri. Ok, allora, nel frattempo che, diciamo, Rocco ripristina, noi abbiamo una sorpresa per te. Vai, Stella. Evoe, Salento, evoe, viva i tamburellisti di Torre Paduli, viva l'armonia di Pierpaolo De Giorgi. Saluti da Taranto, ci sono tanti tarantini in diretta in questo momento, perché tutti amano l'armonia dei tamburellisti di Torre Paduli e stanno già ascoltando il loro bellissimo e nuovo album, un capolavoro, la via dell'armonia, quella di cui tutti abbiamo bisogno e quella che dobbiamo ritrovare sempre nella nostra vita. Viva i tamburellisti, complimentissimi da parte dei vostri fans tarantini. E non grazie sono. Saverio. Saverio, una cena pagata, eh? Una cena pagata. Grazie Saverio. Grazie a voi. Grazie. Non potevamo, questo... non potevamo. Però è vero che a Taranto ci sono tante persone che ci vogliono bene. Questo è vero. Quello di Saverio. È di Rocco Luca il tamburello, è un tamburello sacro. Questo no, viene non usato. Potevamo fare una puntata senza il tamburello. Questo viene usato dalle Nereidi quando fanno le cerimonie dell'antica Grecia, usano il tamburelli di Rocco Luca di Torre Paduli, originale, fatto apposta per le Nereidi di Taras. E sono delle cerimonie vere, dei riti molto sentiti e partecipati.
noi vi invitiamo a seguire tutte le puntate che abbiamo fatto con il professor De Giorgi e il professor De Florio e con il professor Basile, e naturalmente le potete ritrovare tutte sulla pagina Mizzicarte, perché parliamo proprio di cose, insomma, molto molto inerenti anche all'album, perché album d'autore. Sì, io inviterei, e non è soltanto un album d'autore perché io ho messo dei versi poetici, è anche un album d'autore per le musiche. Se voi andate a guardare, per esempio, Cantico Nuovo, c'è un pianoforte, chiamiamolo così, una tastiera in sottofondo che è veramente bellissima. 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 C'è, come dire, l'innovazione anche nelle frasi musicali. Se qualcuno va ad ascoltare il disco si accorgerà che è fatto di vuoti e di pieni. No? Non è tutto quanto un pieno, quindi una pizzica continua come accade dal vivo, e anche in alcuni dischi di pizzica non si sopporta l'eccesso di pieno. E così noi con Donato ci siamo studiato un gioco tra i pieni e i vuoti. È veramente un discorso che io che sono un po', che insomma mi occupo di architettura e mi piace molto il pieno e il vuoto, quindi mi ci ritrovo molto. Sai benissimo quando parliamo tra noi, quando ci raccontiamo un po' di storia. Certe volte quando l'ascolto mi viene l'angoscia, perché dico quando arriva il pieno, poi arriva e ti senti soddisfatto, vero Donato? No? C'è proprio questa attesa del momento in cui avviene, come dire, la completezza del tamburello, del violino, di tutti quanti, della fisarmonica, di tutti quanti gli strumenti. E poi di nuovo c'è il vuoto. Ecco, come dire, come la musica classica è fatta di alti e di bassi. È un classico questo disco, un piccolo classico, via. Diciamolo, speriamo che rimanga. E se io dico mani di ragno, partire là, definirlo un... Vai. Beh, secondo me dobbiamo ascoltarli immediatamente. Lo ascoltiamo e poi ci salutiamo tutti quanti con un altro brano, però intanto lo dobbiamo ascoltare. Thank you.
Come tutti stavano allora, muovendo la testa, perché con la testa è proprio una cosa della trance, no? La pizza allora, che viene nella testa e tu sei portato ad agitarla. Allora, qua parliamo di cose serie. Ufficialmente vi dico che questo brano sarà il nuovo, nel 2021, la nuova sigla di Pizzicarte Meg, quindi ve la rubo. O volete o non volete, io ve la rubo. Quindi sappiate che sarà la sigla di Pizzicarte Meg di tutte le puntate culturali che andremo a fare, perché Pierpaolo, più trans di quest'anno, innovativo e tradizionale allo stesso tempo, secondo me, oggi io non ne ho ascoltati. Quindi per me questo, io parlo a livello personale, poi si potrà anche non piacere, non mi frega niente, però per me questo è il brano che vince a livello musicale su tutti i brani che avete fatto fino adesso, cioè è quello che mi colpisce di più in assoluto. Bene. Quindi ve lo rubo. Interpreta molto lo spirito del disco, perché è appunto quello che dicevamo prima, se qualcuno ha le orecchie buone, no, si può accorgere che ci sono accennati dei motivi di pizzica tradizionale che poi vengono abbandonati, vengono in qualche modo interpretati e poi ripresi nuovamente. Poi, siccome a un certo punto il violino si sta scocciando, che sta facendo troppo le solite cose, cade nella dissonanza e dopodiché riprende la consonanza, perché c'è un bisogno assoluto di nuovo di tornare alla consonanza. È bellissimo. Io chiederei a Michele. Per me... Esattamente. Io chiederei a Michele, infatti, anche. C'è da anche sottolineare il ritmo, eh. Mi chieda pure. Il brano, questo in particolare, è, anche rispondendo alla domanda di prima, è il frutto del lavorare tutti insieme, del sentimento di famiglia che si crea quando a lavorare prima di tutto con i tamburellisti e a farci le cose insieme. E questo brano anche per me è molto particolare, perché è come chiudere un cerchio, cioè entrare, come tutto il disco in realtà, entrare interamente dentro ai tamburellisti, non solo come concerti, non solo come esperienza di vita, ma adesso anche come esperienza discografica, ed è solo bello, cioè, per quanto banale e povero dal punto di vista del lessico, è solo bello. L'ha detto tutto. E bisogna sottolineare dove il violino non fa la parte tradizionale, il tamburello dà l'accento sul levare. Infatti ci sono dove il violino fa il tradizionale, il tamburello va tutto in batter. Nel momento in cui il tamburello diventa il violino non tradizionale, il tamburello va in levare. C'è questa differenza. E queste sono le cose che piacciono a me, lo sapete bene, le cose tecniche, le cose musicali sono quelle che io preferisco. E vorrei sottolineare, perché il maestro Wild è molto umile, no, ma e poi... quindi non ha precisato di essere parte integrante. Diamo un consiglio, Andrea. Com'è? Dicevo, il maestro Wild non ha precisato di essere parte integrante degli arrangiamenti, soprattutto in questo brano Mani di Ragno. E il fatto che finisci. I tamburellisti abbiano dato tutta questa libertà espressiva e tutto questo valore a un ragazzo bravissimo ma così giovane,
significa innanzitutto che sono una band vera, ovvero in cui ognuno è una parte organicistica di un insieme più importante, e secondo è anche che Wild è un grandissimo arrangiatore e compositore. Bene. E Andrea è un affabulatore come pochi, e grazie Cher, ma è un lavoro di gruppo, e tanto noi quanto Andrea che è stato un controllo eccezionale, arrivati a un certo punto del disco senza di lui non saremmo veramente andati avanti, così come con Joele, che sono stati giorni d'avventura, e tutti quanti per estensione. Quindi il grazie va a tutti, e così anche i complimenti e il merito. Siamo sul brano di chiusura, Sabrina è sul brano. Io ho un consiglio a... scusami Sabrina, ma siccome ci arrivi in chiudere, volevo dare un consiglio. Ok, vai, non ti preoccupare, stavo dicendo, volevo dare solo un consiglio: quando ascoltate questi brani, una volta abituati a chi ascolta da sempre i Tamburellisti di Tore Paduli, dice: ma che caspita stanno suonando? Ve lo dico proprio come è successo a me. Però non è così. Poi basta riascoltare e sentire alla fine tutte le tracce, che ti rendi conto della meticolosità e della bravura dei musicisti. Quindi il consiglio che vi do è: non vi soffermate al primo ascolto, perché quando andrete a rimetterlo, come sta succedendo a me adesso, che è la seconda volta che sto riascoltando tutto, sotto la pelle si inizia a vibrare. Quindi il consiglio che vi do è: ascoltatevi per bene questi brani, e secondo me il brano che abbiamo, questa traccia che abbiamo ascoltato adesso, Michele, fatelo dire, rappresenta la pandemia e quello che le persone hanno vissuto in questo momento. L'avete incalzato perfettamente, io ho questa sensazione. Stella? Io dico che secondo me è un meraviglioso viaggio, che come Phil Rouge potrebbe avere il Mediterraneo come concept, e quindi si ragiona sempre in maniera, ecco, da naviganti. E c'è però una tappa un po' in particolare che tra un po' ascolteremo, che è una tappa che fanno i Tamburellisti a Creta, ma come extraterrestri? Vediamo se ho letto bene, siete voi gli extraterrestri? No, e qui c'è l'extraterrestre, eccolo là, è quello con gli occhiali. Ah, è lui, aspetta che lo inquadro, è lui? Sì. È un brano particolare, un brano significativo che racconta anche un po' l'incontro tra me e i Tamburellisti. Quando ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di fare insieme questo percorso, per me che vengo da un background musicale decisamente lontano dal mondo della pizzica, no? È molto più legato al cantautorato e comunque alla musica rock, punk, ho sempre creduto che la tradizione non sia necessariamente cultura, che se ne dica, ma che la cultura sia destinata a divenire tradizione. E quando mi hanno proposto anche di partecipare a un loro brano, avevo un po' di difficoltà, no? A trovarmi in una duplice veste, però leggendo questo testo di un extraterrestre che potrei essere io nel loro genere musicale, che si va a confrontare con un mondo completamente differente e scopre che poi tanto diverso non è, tra l'altro questo è un tema abbastanza attuale anche a livello sociale, no? Non potevo che essere più lusingato e felice di partecipare anche come cantautore, come AR10, a questa collaborazione che sancisce il nostro legame. Allora, questa è una chicca proprio pure dell'album, Pierpaolo. Sì, sì, perché bene, poi la voce di Andrea si è trovata perfetta per interpretare quell'esigenza del testo poetico. Allora, io direi che con questo brano prima ci possiamo... come dire, chiudere questa bella puntata con i Tamburellisti di Torre Padule. Ci hanno raccontato un po' di aneddoti e ci godiamo l'ultimo pezzo. Sabrina, volete fare voi saluti? Diciamo prima dove troviamo tutto, Stella. Ecco, vai Sabri. Sì, io
Io arrivo in ritardo, quindi intanto saluto tutti quanti, ringrazio Andrea, ringrazio Zoele, Donato, ringrazio Rocco, ringrazio Saverio De Florio per aver fatto questa sorpresa a Pierpaolo e soprattutto ringrazio tutte le persone che siete tanti fino adesso ad ascoltare i brani che vi abbiamo proposto. Spero che questo tipo di puntata vi sia piaciuto, perché il nostro intento è sempre quello della divulgazione e quindi di raccontare che cosa succede nel mondo della musica popolare. E ricordatelo, non lo facciamo soltanto con le persone che collaborano con noi, ma quando c'è un progetto valido da presentare noi siamo a disposizione. Quindi andate su tutti i supporti, innanzitutto ascoltare, ma soprattutto acquistare questa bellissima musica e questo bellissimo album. Quindi sosteniamo il loro lavoro e la loro creatività importante. Quindi ringrazio te Andrea, ringrazio tutti, ringrazio Giuseppe Loiacono di presidente Danza Chi Ti Passa. Stella, chiudi tu e vi mando un abbraccio, ricordando Stella l'appuntamento che abbiamo domani, lo fai tu. Abbiamo l'appuntamento di Pizzicarte Edition Natale, Christmas Song, a casa di Giancarlo Paglialunga. Stiamo facendo questo viaggio natalizio insieme a Sabrina, Giuseppe e al nostro mitico Giancarlo Paglialunga. Io vi ringrazio di essere stati tutti quanti in collegamento finora. Siete stati tantissimi, tantissimi messaggi che vi invito ad andare a leggere durante, sono arrivati durante la diretta. Grazie Pierpaolo. Un saluto a tutti, un saluto anche a Giancarlo, visto che domani sarete con lui. Bene, grazie Michele, in ordine, io vado in ordine. Domani lui è il maestro Rocco Nigro. Certo. Grazie a Saverio, grazie Saverio. Grazie a voi. Grazie Gioele e Donato. Ciao, grazie a voi. Grazie Rocco. E grazie ad Andrea Rizzo. Buona serata a tutti. Intanto ci ascoltiamo Extraterrestri a Creta. Ascoltate questo brano. Scusate, ma purtroppo. S'era incendiato un angolo di cielo sul monte sacro dell'antica Creta, e il gran bagliore regalava un raggio all'aurea chioma della suonatrice, che intonava il suo canto sulla lira, e l'eco tutta la valle scuoteva. Parli o dolce musicista, vorrei avere gioia e tormento per essere anche un artista. Rose sfere mille luci nuove, per un intero attimo sconfissero la vittoria eterna del vecchio sole. Le sfere come aquile planarono, meraviglia corrugò la sua fronte, e una calma improvvisa poi l'addolse